Ciao Interista, benvenuto nel nostro canale Internews. Metti mi piace e iscriviti per ricevere le ultime notizie dalla squadra nerazzurra. Chiesa a Por Frattesi. La bomba di mercato è stata lanciata dal quotidiano Tutto Sport, che ipotizza uno scambio tra Juventus e Inter, dove l'attaccante Chiesa vestirebbe la maglia nerazzurra e il centrocampista Frattesi si unirebbe alla squadra di Ciaggio Motta. Secondo la pubblicazione, tra Juventus e Inter è in corso una trattativa sorprendente. Scartato da Motta e già nei pensieri di Marotta per il 2025, l'attaccante colmerebbe un vuoto nella squadra di Inzaghi. D'ora in poi bisognerà monitorare con attenzione l'evolversi di questa possibile doppia operazione, che porterebbe inevitabilmente i torinesi a versare una somma di denaro per riequilibrare lo scambio. L'unico dato oggettivo, il cui valore non è assoluto, è la valutazione Transfermarkt, che pone entrambi i giocatori sullo stesso piano, con un valore di mercato di 35 milioni di euro ciascuno. Considerando però i molteplici fattori in gioco, è chiaro che sarà la Juventus a dover pagare la differenza. Quanto? Circa 10 milioni di euro, anche se i fattori dinamici sono così tanti che è difficile prevedere una cifra esatta. Da un lato Chiesa è fuori dai piani di Motta. D'altronde Frattesi non è proprio centrale nei piani di Inzaghi, che lo considera un ottimo centrocampista, ma di fatto lo vede come la prima opzione di riserva. Questa posizione non piace al centrocampista ex Sassuolo, che da tempo cerca maggiori riconoscimenti. Più volte i rappresentanti di Frattesi hanno cercato di sensibilizzare il consiglio interista affinché cambiassero le gerarchie, ma senza grandi risultati. Giuntoli ce la farà. Le speculazioni su questo scambio influenzano le aspettative di entrambi i fan. Per la Juventus, l'addio di Chiesa, giocatore dalle grandi potenzialità e qualità, significherebbe una ristrutturazione importante dell'attacco. Per l'Inter l'arrivo di Chiesa potrebbe colmare un vuoto importante nella squadra di Inzaghi, aggiungendo velocità e versatilità all'attacco. Frattesi, invece, avrebbe la possibilità di distinguersi maggiormente alla Juventus, dove Ciaggio Motta potrebbe offrirgli un ruolo più centrale e consistente. L'eventuale trattativa coinvolge anche importanti aspetti finanziari. Mentre Transfermarkt valuta entrambi i giocatori 35 milioni di euro, altri fattori come l'età, la forma fisica e il potenziale futuro potrebbero influenzare il loro reale valore di mercato. La Juventus, se vorrà davvero portare a termine lo scambio, dovrà versare una cifra aggiuntiva non indifferente, stimata intorno ai 10 milioni di euro. Questo scenario mette i club in una posizione negoziale delicata, dove ogni mossa può essere decisiva per il successo o il fallimento dello scambio. Il consiglio dell'Inter, guidato da Marotta, e quello della Juventus, congiuntoli al timone, dovranno allineare aspettative e strategie affinché la trattativa sia vantaggiosa per entrambe le parti. E tu, tifoso dell'Inter, cosa ne pensi di questo possibile scambio tra Chiesa e Frattesi? Siete d'accordo con questa proposta? Lascia la tua opinione nei commenti.